Ma hey Cooch, benvenuti al vostro Andrenic 91 su Razzma Eleven Go Luce. Prima di iniziare questo episodio brevemente vi faccio sapere quello che è successo. Perché ho detto che mi sarei allenato, ma mi sono allenato davvero tanto, ma tanto. Quindi velocissimamente, ho fatto tutte quante le partite del signor veteran. O meglio, tutte quelle che è possibile fare fino ad ora, ok? Poi, ho fatto tutte le amichevoli che è possibile fare per ora di Maddie. Eccole qua. Poi, cosa ho fatto? Ho reclutato Rex Remington. Eccolo qua. Ma per reclutarlo ce n'è voluto, perché dovevo reclutare altri giocatori tipo Cryan, Cornell, Iya e Columbia. Che due palle da calcio. Ed ora continuiamo la storia, dobbiamo andare dagli Spyglass Hacker per farci dare una soluzione a quanto pare su come abbattere il tiro fantasma. Su come bloccarlo, non abbatterlo, bisogna bloccarlo. Quindi come lo blocchiamo? Attenzione, sembra che siano già tutti quanti all'opera. Senza dubbio si tratta di qualche sorta di codice, ma cosa mi significherà? Che cosa, William? Dici tutto. Ah, siete giunti qui con impeccabile tempismo. Beh, mi sono perso 2 ore e mezzo, tipo, ma... ok. Prego, osservate voi stessi. Attenti a Mr. Five. Mr. Five? E chi sarebbe? Mi chiedo se si riferisca a Gian Cinque Dea, l'imprenditore. È un pezzo grosso della politica e degli affari. Sì, mio padre lo ha nominato a volte. La 5 Dea Corp è una delle aziende più potenti del Giappone. E non dimentichiamo che Gian 5 Dea è l'uomo che ha fondato il quinto settore. Cosa? Credevo che l'avesse fondato Alex Zabel. No, Alex Zabel ci mette la faccia come grande imperatore, ma è 5 Dea l'artefice di tutto. Dubito, tuttavia, che 5 Dea sia coinvolto nelle questioni amministrative. È probabile che fornisca solo supporto finanziario. Sì, in effetti sembra più plausibile. Attenti a Mr. Five, eh? Va bene, basta con le chiacchiere. Non dovevamo imparare una nuova tecnica? Naturalmente. Sarete lieti di sapere che nella ricerca non ci siamo risparmiati in alcun modo. Con i nostri potentissimi PC da gioco abbiamo svolto complesso. PC da gioco? Ma no, dai, ma non potete fare... Ok, finiamo un attimo la frase. Con i nostri potentissimi PC da gioco abbiamo svolto complesse simulazioni e abbiamo trovato la migliore e nonché unica soluzione. Una barriera, ma non una semplice barriera formata da una linea di giocatori. Qui si parla di una barriera gigantesca, ciclopica. È un'evoluzione dell'originale muro di roccia. Potete trovare gli appunti segreti da tutta tecnica e fuori dalla galleria. Non preoccupatevi dei costi, abbiamo già provveduto noi. Rivolgetevi ai gestori e ve lo consegneranno. Quindi ci daranno la tecnica muro di roccia. Ci serve una tecnica per fermare quel tiro fantasma, eh? Boom! Non cambia niente se vado con loro. Ma forse si arrivo là per primo. Ok, praticamente, cosa ci sarebbe da fare? Andare a prendere questa tecnica, ma se Wally ci arriva prima ci frega. Ora, un PC da gaming non è potente tanto quanto un PC che svolge simulazioni. È tutto un altro conto, cioè è un mondo a parte, non ha niente a che vedere con il gaming. Eh? Cosa stai cercando? C'è ancora della zuppa in frigo, non serve che chiedi. No, nonno, mi servono quegli appunti segreti che hai messo da parte. Sai, quelli sulla tecnica per fermare il tiro fantasma. Ah, di 5 fogli gialliti. Adesso ho capito. Un attimo. E dove li avevo messi? Ho messi? Fammi ricordare come erano fatti. Uffa, nonno, sei proprio... Guarda, voglio solo quegli stupidi appunti segreti. È questo quello che cerchi? Wally, che sorpresa. Quindi è per te che abbiamo conservato questi appunti segreti. Oh, posso averli, per favore? È davvero, davvero importante. Ma certo, credo che questa tecnica ti si indica alla perfezione. Ecco qua. Muraglia di Atlantide. Oh, sembra bella tosta, forse non sono in grado. Che problema hai? Serve qualcuno che ti prenda per mano? Houdini. Harold. Scommetto che vuoi usare questa tecnica per bloccare il mio tiro, eh? Pensi di avere un asso nella manica? Sì, sono sicuro, sì. No, io non... Non ce la farei mai. E invece ce la farà, riuscire a neutralizzare il tuo tiro e tu avrai un motivo valido per non ridere mai più. Tutta quanta la combriccola?
Quindi voi siete quelli della Raimon Eleven di cui sento tanto parlare. Sarete illusi a opporvi al quinto settore. Se il calcio fosse senza controllo, non avremmo le opportunità che abbiamo ora. Loro hanno portato la Raimon dove è adesso. Sono una specie di male necessario. Questa non è una favola, siete realisti. Loro hanno portato la Raimon dove è adesso? Vuoi dire che la ribellione faceva parte del piano di... del quinto settore? Tu non sai quello che dici. Noi non viviamo nel mondo delle favole. Lottiamo per riprenderci il calcio che amiamo davvero. Arion ha ragione. Voglio battermi anch'io, non sono un codardo. Mostreremo a tutti qual è il vero calcio. Vedo che non volete sentire ragioni, ma non sono qui per questo. Una volta presi i miei appunti segreti, puff, sparirò. Quali appunti? Chiuderemo la questione domani sul campo, d'accordo? Harold, aspetta, non è giusto! Io non me ne starò a guardare. Cioè, lo so che probabilmente non sono forte abbastanza per la squadra e scalderò la panchina tutto il tempo. Ma non voglio che Harold pensi che sia un vigliacco. Nemmeno per sogno. Gli farò vedere il calcio che giochiamo noi. Questi è quelli che conosciamo. Mi allenerò con te finché mi reggeranno le gambe, sia per battere quelli del miraggio. Allora andiamo, forza. Non c'è tempo da perdere. Dobbiamo allenarci e far imparare a Wally la muraglia di Atlantide. In un solo giorno. Neanche. Mezza giornata. Perché già sarà pomeriggio lì. Harold, perché non hai detto la verità? Tu e Wally giocavate insieme tutto il tempo. Credevo foste amici per la pelle. E che lo sareste sempre stati. Senti, tieni la bocca cucita. È un problema mio. Non gli ha detto cosa. Ma Harold... Va bene, alleniamoci con le tecniche speciali al campo. Vabbè, non ci pensiamo troppo. Alleniamoci con Celia. Avete ottenuto gli appunti segreti della muraglia d'Atlantide, bravissimi! Ora iniziamo l'allenamento, ok? Però c'è anche Jude Sharp. Vorrei che ci fosse solo Celia. Eugene, passa! È mia! Tu lanciala in mezzo, chi la prende la prende. Ari... Ah no, c'è qui. I suoi riflessi sono pronti. Alla stoffa del portiere, ne sono sicuro. E poi in genere il portiere dovrebbe essere leggermente più alto di lui. Luke! Sono pronto! Viene verso di te, Wally, prova a bloccarlo! Boom! Muraglia di Atlantide! Era ovvio, no? Niente da fare, eh? Boom! Riproviamo! Quante cavolo di volte dobbiamo ripetere quella cavolo di tecnica, non ce la faccio più. Oh, Wally. Dai, Wally, dai, ce la puoi fare. Beh, forse non ne sono davvero in grado. Mi spiace, ma forse non dovresti esagerare. Lasciami stare. Sai, anch'io venivo preso di mira dai bulli una volta. Bulli? Io lo odio quella gente. Molto tempo fa ho giurato di difendere chiunque venisse preso di mira da loro. A volte per farlo però mi sono cacciato nei guai. Deve essere stata dura. Ah, sicuro. A volte era praticamente insopportabile. In quei momenti trovo che faccia bene sfogarsi urlando più forte che si può. Oh, Così mandi fuori tutto lo stress e la frustrazione. Io lo faccio sempre. Prova! Ah! E non posso urlare, sembra qua spacco tutto. Boom! Quando sei pronto, torna pure ad allenarti. Insieme possiamo battere quelli del miraggio. Ne sono sicuro! La scrollata di testa significa che andrà tutto bene. Wow! Poco dopo, Wally ritornò e ci allenammo tutta la sera per trovare un modo di vincere contro il miraggio. E alla fine... Ecco che arriva! Questa la blocco! Non mi importa più niente!
Harold capirà cos'è il vero calcio, che gli piaccia o no! A muraglia di Atlantide! È bella. Io ce l'ho fatta! Ce l'ho davvero fatta! Ce l'hai fatta, amico mio. Fantastico, Wally, l'hai imparato alla svelta, hai visto? E pensare che Mark ci mise quanti giorni per imparare Mano del Colosso e quanto allenamento sbagliato aveva fatto prima. Squadra, a raccolta! Ora vi mostro la lista con i titolari per la partita di domani. Anche se più che altro era nell'anime che ci mise i giorni a impararla. Nel videogioco, durante la partita, così, dal nulla. Pazzesco, non ci credo, sono dentro! C'è il mio nome, sono titolare, yuhu! Lo sapevo che ce l'avresti fatta. Bastava un po' di ore di gomito. È proprio vero quello che diceva il signor Dragonfly. Bisogna credere in ciò che si fa e impegnarsi al massimo. Te lo meriti, Wally, e ascolta. Scusami per averti aggredito in quel modo prima. Ero sconvolto tanto quanto te, non lo posso negare. Subaru. Ma non ha senso piangere sul latte versato. È ora di far sparire quegli illusionisti della partita. Che ne dici? Direi anche dal torneo, boom! Sono carichi, ragazzi. Ora puoi usare Muraglia di Atlantide con Wally. E la useremo in partita, penso. Signor Schiller. Oh, che non vi ho detto. Ehi, hey, Arion, che piacere vederti. Mi sono dimenticato di dirvi una cosa. Se sta cercando Aitor, è già tornato a casa. Non sono qui per lui. Ho saputo che avete un nuovo allenatore. Come ti sembra? Procede tutto bene? Beh, ci fa lavorare davvero tanto e questo va bene, ma con l'allenatore Evans era tutto molto più divertente. Ah. Capisco. So come ci si sente. Anch'io ho una persona che vorrei vedere sempre. Purtroppo non posso. Ma è ancora in carcere? Ma avendo rilevato la sua attività, sento che in qualche modo siamo ancora uniti. Penso che valga anche per te. Fino a quando continuerai a giocare, tu e il tuo vecchio allenatore sarete sempre uniti, non credi? Sì, penso di sì. Sono sicuro che l'allenatore Evans l'ha fatto per il vostro bene. Non mollare solo perché ora non è più con voi. Ha ragione, non mi arrenderò. Grazie, signor Schiller. A presto! Beh, anche se il padre... Ho appena parlato con Jude. Sembra che Mark stia conducendo delle indagini sul quinto settore. Davvero? Beh, non mi stupisce. È sempre stato un ragazzo pieno di iniziativa. Jordan, dobbiamo fare tutto il possibile per aiutarlo. Useremo tutte le risorse di cui disponiamo per saperne di più sul quinto settore. Dopotutto, il futuro del calcio è a un bivio. Agli ordini, capo. Volevo dire, no? Anche se il padre di Xavier è ancora in prigione, è un po' strano perché comunque sia... Ok, sì, stava tentando di scatenare una guerra mondiale, a quanto pare, perché aveva dei progetti militari pronti, però con la condizionale e la buona condotta, in 10 anni oramai doveva già essere uscito. Almeno penso. Poi non so come funziona la legge in Giappone, ma... Poi volevo dirvi che comunque sia ho trovato, combattendo contro gli amichevoli di Maddie, praticamente l'ultima partita che avete visto nella fila di sotto contro quella di Maddie, quella sbloccata ovviamente, l'ultima partita mi hanno droppato Meteora Dirompente, che ho insegnato a Victor, perché Victor è un giocatore che voglio portarmi anche nel post-game. Il portiere invece penso che lo cambio, anche se Sangok mi ha appena imparato... una nuova tecnica e sta a livello 50, quindi non lo so. Vedremo poi. Se Saturn, ovvero un portiere che vedremo poi nella prossima partita, non questa ma quella dopo, dovrebbe essere più forte ancora. Poi non lo so, poi vedremo. O meglio, mi piace di più. Ma andiamo avanti ora. Chissà cosa sta facendo Sol oggi. Oh, ma è... Sei venuto a trovare Sol? Temo che sarà impegnato con gli esami per tutto il giorno. Ah, che peccato. Diceva di essere qui solo per dei controlli. Spero non sia qualcosa di più grave.
Mi dispiace, senti poco solare ha detto che non si perderà un minuto della partita. Anche Mark rimarrà incollato alla TV, ci vuole scommettere. Facciamo tutto il tifo per voi. È bello sapere che siete sempre dalla nostra parte. Mi darà ancora più carica in campo. Come fa lei a sapere? Aspetta un attimo, Mark? Ah, ehi, toglimi le mani di dosso! Chi è? Oh? Che succede? Sì, Wally è riuscito a eseguire la muraglia di Atlantide. A Sol piacerà tantissimo. C'è qualcuno che urla là fuori. Scopri chi è nei guai. Oddio, dove vado? Oh, oh, una ragazzina, o meglio, Giulia. Siamo da ficcare il naso qui in giro troppe volte per i nostri gusti. Chi sei? Cosa ci fai qui? Hai avuto qualche contatto con il nostro cliente? Non so di cosa state parlando, sono solo una studentessa. Fatemi passare. Posso aiutarti? Cosa ci fate voi qui? La squadra di calcio della Raimon. Che tempismo perfetto. Il nostro capo sarà molto felice se vi becchiamo tutti in un colpo solo. Prendi questo. Cosa? Oh, ma ho una partita così? Va bene. Vi farò vedere una cosa che ho imparato con un certo giocatore. Poveri stolti. Pioggia di zolfo. Crepate. Sì. Devono morire male. Che ti vuoi fare? Che parata acrobatica. Doveva beccarselo in faccia. In fronte proprio. Bruti quintini cosa bruti. Che bruti è che fanno schifo. Pezzenti. Inutili sacchi di carne. Non avremmo dovuto farci sopraffare da quei mocciosi. Ehi, grazie infinite. Ora andiamocene per favore. Mi dispiace. Ma dobbiamo tornare subito a scuola. Non ci possiamo perdere la partita. Accidenti, siamo in ritardo. Rischiamo di non fare in tempo. Un attimo. Arion! Spero che tu abbia una ragione valida per farmi venire fin qui a prenderti. Non ho tempo di spiegarti. Stavo vedendo questa ragazza. Ma dov'è finita? Ehi, ma dov'è finita? Smettila di blaterare. Salta su e spera che non ci siano troppi semafori rossi. Di corsa al centro sportivo roulette. Al centro sportivo roulette. Va bene. Due volte, ha detto. Per essere sicuro che se lo fosse imparato. Non dovrebbe scherzare col fuoco, signorina Blaze. Sa bene che lui non lo sopporterebbe se succedesse qualcosa. Lo so, lo so. Ma ci deve essere qualcosa che posso fare. Chi era quello di spalle? Prendi il treno per lo stadio? Va bene, ma la partita la facciamo la prossima volta perché sarà abbastanza lunghetta. Intanto prendiamo il treno, se non mi sbagliassi ogni volta a premere sì. A premere no invece che sì. Abbiamo un percorso. Oh mio Dio. Oh, mi ricordo ora. Però qua è carino come posto, eh. Non è male. Ciao, Wally. Oh, ciao, Fate. Stiamo andando alla partita. Già, ormai è quasi ora, eh. Sei riuscito poi a far funzionare la muraglia di Atlantide? Certo, Atlantide ormai è il mio soprannome. Ah, d'accordo. Ascolta, Wally. Non trovi strano che non appena Harold decise di non essere più tuo amico, i bulli smisero di tormentarti? Smisero così, d'improvviso? Non lo so. Dove vuoi arrivare? Ah, lascia perdere. Ora pensa alla partita. Sbrigati, arriverai in ritardo. Non ricordo di preciso com'è la storia, ma... Ma sì. C'è un motivo. Ovvio che c'è. Kofe? Non è caffè, è Kofe. Dovrebbe esserci qualche oggetto nascosto qui, se non ricordo male. Ma non ricordo dove.
perché mi piaceva esplorare i posti, questi posti così, quando giocavo, esploravo tutto, combattevo contro tutti, però sono a livello 42, baby. Nessuno può più fermarmi. No, ragazzi, però, allora, eccolo, va, infatti sembrava. No, ragazzi, guardate il livello. Sanguk a 50. Ha imparato mani esperte, cioè, para tutto, para con questa tecnica. È assurdo, è un portiere assurdo. Ho tutti quanti i giocatori sopra il 30, tranne Remington, perché vabbè. Remington è arrivato come è arrivato. Penso che Remington per fine gioco nel post game sarà molto utile. Io direi che per questo video è tutto, Kuj. Domani affronteremo e distruggeremo questa squadra avversaria in miraggio. Io vi ricordo che in descrizione ci sono i link per Twitter e Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi. Noi ci vediamo come sempre domani con un nuovo video. Bye bye.